Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccomi qua con un nuovo video sul mio secondo canale, canale di cucina, che se non siete iscritti vi ricordo di iscrivervi perché carico video ogni mercoledì e giovedì, nuove ricettine, video vlog al supermercato, tante tante cose belle. E oggi ho pensato di farvi il video delle merende perché me l'avete chiesto in tantissime. Dopo il video cosa mangio in un giorno, mi avete chiesto in tantissime, fa un video solo con le merende, quindi adesso vi faccio vedere le mie merende, insomma, preferite, ma veramente ne faccio tante, quindi sicuramente vi farò tanti altri di questi video, soprattutto adesso che qualcosa di fresco, tante cose fresche buone, sono merende leggere, sane, per stare in forma e in salute, e potete mangiare sia come colazione che come merenda. Quindi iniziamo subito. Pronti per la prima merenda? Anche voi due pronta? Qua c'è sempre qualche cagnolino, qualche gattino nei miei video. A me è la casa degli animali. Allora ragazzi, nella prima merenda utilizzo questo qua che è il Total Zero Fage, è quello là, il yogurt greco naturale, insomma, che mi piace tantissimo, lo preferisco a tutti i Fruigio eccetera, che sono sempre yogurt greco, però hanno frutta aggiunta che contiene molto molto zucchero, quindi è molto meglio prendere questo qua e fare come adesso vi faccio vedere io, cioè aggiungerci frutta al momento, è molto più sano. Quindi qua dentro ci vado a mettere un po' della mia crema di nocciole, che adoro troppo questa qua, è bio e ve l'ho fatta vedere già in altri video, sempre qua sul mio canale di cucina. Questa è ottima, contiene soltanto le nocciole, quindi non ha grassi aggiunti, non ha zuccheri aggiunti e io la uso veramente a dismisura, la adoro. E adesso vi faccio vedere come facciamo uno yogurt alla nocciola. Questo che vi faccio vedere è un vero e proprio dessert, veramente, però io lo mangio tantissimo come merenda sana, prima dell'allenamento sportivo, mi piace tanto perché comunque sapete che lo yogurt greco è una bomba di proteine, contiene tante tante proteine, quindi fa benissimo veramente proprio per gli sportivi, per mettere massa muscolare, poi insomma a tutti, quindi veramente vi straconsiglio. E così diventa uno yogurt alla nocciola che è buonissimo, già così è buonissimo, però sapete che io amo fare le cose super super ricche e veramente tutte goduriose, quindi vado ad alternare lo yogurt alla nocciola con pezzetti di pera, perché mi piace tantissimo anche per mangiarmi la frutta, perché fa tanto bene, mi dà anche vitamine, energia, io non prendo integratori, polase eccetera, quindi mi tengo così con la frutta, la vitamina, che mi danno energia e non mi fanno cadere la pressione sotto i piedi, insomma. E quindi ci metto pera perché a me piace tantissimo, poi metto la granella di nocciola, mi piace tanto tanto l'accoppiata pera e noci o pera nocciole, tanto tanto provate ragazze, è superba veramente. Poi ci metto quindi un altro po' di yogurt, lo metto metà sotto e metà sopra, avete visto? Ed è buonissimo ragazzi, provate sta merenda che è favolosa, io ne faccio tante di merende, veramente veramente tantissime. Poi qua ci metto ancora delle pere tutto intorno. Quindi ho messo una pera semplicemente tagliata a pezzettini. Ecco qua, guardate che bello. Così in questo modo mangiate sia la frutta sia le proteine. Così. Poi ci metto un altro po' di noccioline tutte intorno. Buonissime. Cioè mia sorella quando vi faccio sta merenda veramente mi adora, mi vorrebbe baciare. Poi so... moscerino. So che a tante di voi la frutta secca non piace, cioè nel senso che dicono che fa ingrassare eccetera, metti a fuoco, mannaggia, eccola qua, però io ne mangio veramente tantissima che fa proprio bene bene, quindi concedetemi qualche pezzetto di noce che adoro troppo, dai dai ragazzi, che è buonissima, però la versione più light, basta non metterci noce e metterci un po' meno noccioline, ma io vi consiglio di provarlo perché è troppo troppo buono. Ah, per finire, super tocco, veramente così vi consolate, mamma mia che goduria, è buonissimo, buono buono buono. Guardate che meraviglia ragazze, è squisita questa merenda. Ah, yummy yummy, buon appetito! Merenda numero 2 ragazze, cosa c'è di meglio in estate di un po' di anguria rinfrescante, magari se ci avessi tolto anche tutti i semini, ma mi scocciavo. E un bel succo di ananas senza zuccheri aggiunti, questo è quello là dell'MD che vi abbiamo fatto vedere nel video io e mia sorella, appunto, che abbiamo fatto tutti gli acquisti al discount. Gnammi gnammi. Terza merenda, eccoci qua con una cosa super super sfiziosetta.
quindi per mangiare una cosa un po' diversa dal solito yogurt o la solita frutta. E allora utilizzo pan curry integrale, utilizzo questo qua di Vivo Meglio che abbiamo comprato all'MD. Io e mia sorella, vi ricordate, vi abbiamo fatto sia il vlog su questo canale sia il video haul, quindi dove abbiamo fatto vedere tutti i prodotti che abbiamo comprato, la recensione sul mio primo canale. Allora, questo pane lo vado a mettere nel tostapane. Comunque utilizzate un pane carré, ovviamente senza olio di palma, anche se non mi piace integrale, io sapete prediligo tutto integrale. E potete anche usare il pane fatto in casa. Adesso non ce l'ho, però spesso lo faccio anche col pane integrale fatto in casa, quello di cui vi abbiamo fatto il video. Quindi adesso vado a tostare questo pane e intanto taglio metà banana che è rimasta. La taglio e vi faccio vedere che dobbiamo fare. Tagliamo la bananina a rondelline, ragazze. Sul pane tostato ci vado a mettere una di queste due cremine, crema di arachidi o crema di nocciole. Questi qua praticamente sarebbe, questo è tipo il burro di arachidi, però ovviamente è super dietetico e naturale perché è fatto esclusivamente da arachidi, senza oli aggiunti, senza zuccheri aggiunti, solo arachidi, noccioline, e questo è fatto con le nocciole. Il mio preferito è questo, io lo amo, io questo qua non so vivere senza, lo metto dappertutto, veramente costa un posto, barattolo, però veramente dura tanto e io lo amo tantissimo, sono biologici, 100% nocciole, 100% arachidi, però in questo caso forse quella là di arachidi ci va meglio perché sembra proprio il burro di arachidi con la banana, viene troppo troppo carino. Qua abbiamo un ospite speciale. Bau bau! A caldo lui, amore! Uè, com'è bella questa merenda! Adesso ci vado a posizionare tutti i bananini sopra. Questa è una cosa troppo troppo buona che comunque vi dà energia, perché considerate che le banane contengono molto potassio, sono una botta veramente di salute, insomma. Eccole qua. E io, per fare una cosa più carina, scelto anche due bacche di goji, che sono carine, sono buone e fanno tanto tanto bene. Contengono vitamina C e tante sostanze utili per l'organismo, per stare in forma e in salute. Ed ecco qua la nostra bella merenda, questo è buonissimo ed è uno snack che potete mangiare ovviamente anche a colazione, però a me come merenda piace tantissimo prima di andare in palestra, poi ci abbino il mio frullatone super proteico, che se volete faccio il video anche di quello là. Oggi abbiamo un ospite speciale che assaggerà la nostra merenda. Io ho preparato anche il super frullato, poi se volete vi farò un video anche sui miei frullati preferiti, perché veramente io li faccio tantissimi, in tantissimi modi. Mettete mi piace al video se vi è piaciuto il video e se volete il video dei frullati, è vero Max? Stai guardando la mia pagina Facebook, Sì, i miei video su YouTube? sì. Sì. E dai, avanti. Quindi ragazzi, questo era il video di tutte le merende sane e leggere, quelle che ho pensato per voi adesso. Poi casomai vi faccio anche un altro video perché ce ne ho tantissime, quindi ve ne farò vedere tante. E fatemi sapere se volete un video del genere anche per gli snack. Scusate i rumori, ma sono fuori in giardino, quindi è tutto rumoroso, insomma c'è gente che lavora, eccetera. E vorrei fare un video del genere anche con gli snack, quindi non solo merende dolci, ma anche qualcosa di sfizioso, di più salato. Insomma, queste cose qua, e fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e mettete mi piace se vi è piaciuto il video. Sul blog il post correlato www.caritadolce.com con le ricettine, le fotine, eccetera. E vi mando un bacio grandissimo. Mua, ciao.